Opa! Ciao, buonasera! Buonasera, buonasera a tutti! Buonasera. Ciao! Benvenuti! Bentrovati! Eccoci qua! Buonasera, buonasera a tutti! Buonasera ragazzi! Grazie, buonasera. grazie! Ciao Federico! Ciao! Ciao Fede, allora! Federico Russo, grazie! Tutto bene? Ale Franz, tutto bene! Sono molto felice di essere qui e sono molto felice di impartire delle istruzioni per lo spettacolo. Ne ho alcune segnate anche abbastanza bastarde. Va bene. Non ne dubito. Benissimo. Io direi di iniziare subito dall'incipit. Franz? Sì? Stufo di vedere Ale sempre solo, ha deciso di iscriverlo ad un'app di incontri a sua insaputa. Per convincerlo, lo prende per la gola. Lo impicco. Da adesso mi sentirete soltanto via auricolare. Ok. Pronti? Sì. Pronti. Andiamo, cominciamo. Dai. Via. Allora, hai capito? Cosa? No, non ho capito niente. Non ho capito. Tu non hai capito. Ho capito niente. Stasera non ho capito niente. Però vabbè, va bene così. Allora, tu non hai capito, vero? Facciamo allora, io ti ho iscritto perché sono stufo di vederti da solo, come un cane. Come un labrador. Franz, sei un maestro di sushi giappo-milanese. Addirittura, veramente. Servilo ad Ale, che per te è un piccione in Piazza Duomo. Eh? Minchia. E poi? Oh, ma bella madonnina. Oh. Tica ta 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 ti ta ta. Oh, ma mi metta. Oh. Milan, legla Milan. Oh, ciao! Ciao, bestia schifosa! Grazie! Ciao! Però vieni, bestia tifosa, vieni, vieni, vieni! Stai bene? Eh? Oh, cabono! Oh, cabono! Cos'è sta roba? Oh, cabono! Che schifo! No, 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 te lo mangi tu quella roba lì! To, qui, qui, non cagale! Qui, qui, qui! Vieni, vieni. Io... Oh, mia bella madonnina, mangia. Mangia tu scosso. Mangia torra, papà. Gufola, gufola. Cos'è? La mamma di Osaka e il papà del giambellino. Scusate. Va a prendere. Va. Vado a prendere. Ma che schifo. Oh, mia bella madonnina. Portamela. Merda in tallo. Rischio di suscitarmi, guarda adesso, veramente. No. Almeno apri le cavolo, cioè voglio dire. Mi stai dando tutta roba chiusa. Poi mangi solo schifezze tu, diciamolo. Sì, ho capito, ma aprila almeno. Ma cioè, mangi solo schifezze, scusami. No, ma scusa, ma anche tu. Ale, sei euforico oggi perché riesci a fare tre discorsi diversi contemporaneamente. È una cosa utile. Sì, lo so che è una cosa utile. E lui è acquario, tra l'altro. Viene a piovere oggi, eh. Dici? E sta parlando dell'utilità, cioè nel fatto che è vergine lei invece, lei è vergine. Ah, allora è vero. Come segno. Perché poi, secondo me, se usciamo adesso e non mettiamo le gomme da neve, sono cavoli, no? Addirittura, dici che... Addirittura sì. E quindi, secondo me, se mettiamo la pasta prima, cioè mettiamo la pasta, buttiamo la pasta, facciamo quella integrale, è più buona. Neve. Una neve della Madonna. Una neve della Madonna. Ma tanta neve, vero? Veramente, ha messo tanta neve. Sagittario, metà toro. Chi lo dice? Chi lo ma... Sa di essere. Ecco. Senti, ti ho iscritto, cosa allora. Cosa ti ho iscritto, ho avuto questa bellissima idea. Questa notte ho avuto... Franz, Ale ha bisogno di una donna da amare. Sì. Ma hai la memoria del pesce rosso. Allora, siediti un attimo. Sì, ti stavo dicendo che siediti un attimo. Sì, hai avuto un ricordo? Siediti un attimo. Già seduto. Stavo dicendo, hai un arancio, un mandarino, qualcosa? Ma no, solitamente porto delle angurie sotto le ascelle. No, qualcosa lì, mandarini. Vuoi mandarino? Sì, sì, grazie. Ti serve. Stavo dicendo, secondo me tu, Ale, avresti bisogno di una... dei mandarini. Non hai dei mandarini? Dei mandarini... Sì, no, anche altri. Dei mandarini, perché... Mandarino. Sai cos'è? Ho pensato una bella idea. Secondo me è giunto il momento che tu trovi una fidanzata. Per avere qualcosa da mangiare. Non hai dei mandarini. Qualcosa che mi si scioglie in bocca. Guarda, qualcosa... Tienili tutti qua. Grazie. Tieni i mandarini. Secondo me la cosa migliore è che tu trovi una fidanzata. Una fidanzata. Sì, allora ti ho scritto su un... Ale, sei single per una tua scelta, ma quello che dici non convince neanche te. Sei sempre da solo, no, come un San Bernardo. Ascolta, Franz. Cioè, io voglio stare da solo, capito? Cioè, è una mia scelta, capito? È una mia io scelta. La rispetto. È una mia scelta. Io oggi mi sono svegliato e ho detto, sto da solo. Poi dopo ho detto, pianto. Ho pianto, ho chiamato una mia amica, gli ho detto non voglio più stare da solo. E lei cosa ti ha detto? Stai da solo. E io ho detto hai ragione, sto da solo. E poi? Ho pianto ancora. Ho pianto.
E poi ho detto non voglio più stare da solo. Sono uscito e sono stato... Vuoi un mandarino? Sì, grazie, così non mi sento solo anche. Ma quindi vuoi stare da solo o non vuoi stare da solo? No, allora, io sono convinto di una cosa. Sì. Sono convinto di una cosa. Sei convinto o no? Mezza cosa. Mezza cosa. Sono convinto di mezza Convintino? Cosa. Convintino? Non tanto convinto. Con? Sono convinto. Convinto. Sono convinto che io debba Sicuro. Stare single. Allora, diciamolo, tu vuoi stare single? Con qualcuno. Ecco. In due. È importante avere le idee chiare a questo mondo. Sì. Voglio avere una fidanzata che però mi faccia sentire anche un po' single, capito? Sì, un single in coppia vuoi fare? Sì, una coppia di single. Un double single. Un double single. Un double single, va bene. Allora. Ale Fra-